È stata presentata oggi l'applicazione multimediale su tablet per la visita guidata della Basilica di San Pietro e alle sue splendide opere d'arte. Uno strumento d'ora in poi a disposizione dei visitatori al momento dell'acquisto del biglietto d'ingresso. L'iniziativa è della Fondazione per l'Istruzione Agraria di Perugia. I musei sono in grande cambiamento e i tablet con l'applicazione che mettiamo a disposizione dei turisti di San Pietro rappresentano un'autentica innovazione. Consentiranno una visita multimediale al complesso monumentale o seguendo un percorso o cliccando sull'immagine dell'opera sulla quale si intende essere informati, ha spiegato la professoressa Cristina Galassi, direttore del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell'Ateneo e consigliere FIA. Sentiamola. San Pietro è la seconda realtà museale dell'Umbria, 1184 opere, ed è giusto offrire al turista anche uno strumento nuovo aggiornato con i tempi. È un tablet che attraverso due modalità di visita, percorsi ed elenco opere, consente di accedere allo straordinario patrimonio conservato in questa basilica, cliccando quindi in maniera molto semplice sotto queste due icone, percorsi ed opere. Uno potrà vedere, avere informazioni su dipinti, sculture, su Perugino, Sassoferrato, Algardi, tutti gli artisti vasari che hanno lavorato a San Pietro, avere notizie sull'opera, localizzarla continuamente sulla mappa, e questo, diciamo, è veramente secondo me, uno strumento utilissimo con il quale la Basilica di San Pietro si pone veramente all'avanguardia del patrimonio museale umbro. Attualmente nemmeno la Galleria Nazionale dell'Umbria è dotata di uno strumento di questo tipo.